due riunioni presso il comune di Civitella in Valdichiana e una presso la sede della CGIL per i dipendenti della Del Tongo fallita ormai due settimane fa. I rappresentanti sindacali si sono di nuovo incontrati con i lavoratori che adesso sono sospesi. La situazione di sospeso è ovviamente una situazione difficile per tutti, per chi più e per chi meno, perché chi sta cercando lavoro probabilmente lo trova uguale, ma chi lo fa perché magari la fonte di sostentamento è solamente la NASPI, il problema è più grosso e ci sono problemi dentro l'azienda. La sospensione consente di tenere i lavoratori attaccati al posto di lavoro, però di fatto soltanto dal punto di vista formale, perché poi non hanno ammortizzatori sociali, non hanno il diritto ad andare in NASPI, non si possano dimettere, quindi... Abbiamo raccolto però dai curatori la disponibilità a già dalla prossima settimana mettersi in contatto con il consulente del lavoro nominato per procedere a fare i licenziamenti quantomeno per coloro che hanno trovato un'altra opportunità di lavoro. Intanto i curatori fallimentari insieme al cancelliere del Tribunale di Arezzo sono entrati in azienda per poter prendere possesso dei documenti contabili. I curatori si sono recati in azienda insieme agli amministratori e ad alcuni dipendenti per valutare la situazione riguardo agli ordini già lavorati, gli ordini da mettere in lavorazione e per decidere poi, spero entro i primi giorni della prossima settimana, se fare o meno richiesta di esercizio provvisorio al Tribunale. Ecco, l'esercizio provvisorio potrebbe essere un primo passo, poi potrebbe esserci nel futuro un bando o perlomeno un affitto di un ramo d'azienda? Sicuramente l'uno non esclude l'altro, cioè l'esercizio provvisorio lo faranno se dalle visite che hanno fatto capiranno che ci sono abbastanza ordini già pronti. Il bando verrà fatto comunque, i tempi di un bando magari oscillano un po' di più rispetto a quello che sono eventuali inventari da fare e poi tutte le procedure di autorizzazione. L'altro lato è quello del credito di questi lavoratori. Sì, infatti loro dovranno insinuarsi nel passivo per recuperare tutti i redditi che hanno dentro l'azienda, TFR, ferie residue e l'ultima mensilità che se hanno intervenuto il 27 di gennaio hanno tutta da riscuotere.